Valorizzare, riscoprire e proteggere un bene che può rappresentare l'emblema del rilancio turistico del comune di Massarosa. Giornata speciale per l'area archeologica Massaciuccoli Romana Il Cantiere. Grazie ad un intervento da 875.000 euro, cofinanziato da Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il vecchio tendone bianco che copriva gli scavi è stato sostituito da una struttura moderna, progettata dall'architetto Stefano Pieraccini. Quello che inauguriamo oggi è il completamento di un impegno che ci eravamo presi con la popolazione di Massaciuccoli per togliere il tendone che copriva gli scavi archeologici romani. Ma l'importanza è quella di aver dato una dignità a questi scavi in un sito di origine romana molto importante. Oggi si inaugura il secondo padiglione che si insomma a questo in cui siamo ora, il padiglione Lera, che protegge appunto la villa dei Venulei. È un investimento importante perché anche da un punto di vista di costi c'è stato un percorso di scavi archeologici fatti nel passato per una cifra anche rilevante. Di qui contiamo che possa ripartire un rilancio della zona del nostro territorio legato al lago, legato all'utilizzo anche del battello che consentirà di poter fare delle escursioni anche nelle aree umide, nelle aree proprio lacustri. Qui è il sito più importante di carattere romano che c'è nella zona nord della Toscana. Numerose le autorità presenti alla cerimonia, i parlamentari Andrea Marcucci, Manuela Granaiola e Raffaella Mariani, il consigliere regionale Stefano Baccelli e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Tra Viareggio e Massarosa, infatti, sta nascendo una forte collaborazione per la gestione della motonave Burlamacca, altro tassello per il rilancio del Massaciuccoli.